Professore Rubino, ecco, perché l'obesità patologica è considerata una malattia? L'obesità patologica è una malattia perché può determinare una serie di conseguenze sia per la qualità di vita che per l'aspettativa di vita. Per esempio può essere un fattore che limita la mobilità dei pazienti, limita diciamo, le attività lavorative, la qualità di vita, come dicevo, ma è una condizione che è inoltre associata a una riduzione dell'aspettativa di vita. I pazienti obesi hanno una media aspettativa di vita inferiore a quella dei pazienti a normo peso, e quindi in questo senso ha tutti gli effetti una malattia. Ecco, che cosa si intende per chirurgia bariatrica? La chirurgia bariatrica, come dice il nome, è una chirurgia che è intesa a far ridurre il peso corporeo, dal nome baros, che dal greco vuol dire peso, appunto. Quindi è una chirurgia che inizialmente focalizzata allo scopo di far perdere peso, che però negli anni si è scoperto è una chirurgia che ottiene molto più che una perdita di peso. Infatti i pazienti che si sottopongono a questi interventi possono avere un miglioramento della pressione arteriosa, della colesterolemia e soprattutto del diabete di tipo 2, che in alcuni casi può essere ridotto in remissione completa dopo un intervento. Ecco, professor Urso, ecco, un'ultima domanda. In che consiste il progetto sulla chirurgia bariatrica a Cosenza? Il professor Rubino, qui presente, ha parlato prima di un programma molto ambizioso. Sì, a Cosenza siamo riusciti a mettere insieme tutte le specialistiche che attengono al problema dell'obesità, che è una patologia che va affrontata in maniera multidisciplinare. Ci sono gastroenterologi, endocrinologi, psicologi, nutrizionisti, anestesisti. È una patologia molto complessa che va approcciata nei suoi diversi aspetti, e i risultati è stato visto dai protocolli mondiali, che dipendono dall'affiatamento e appunto dall'approccio multidisciplinare a tale patologia. Io ho l'orgoglio, insieme anche agli insegnamenti che mi ha dato il professor Rubino a Londra, di essere riuscito a costituire questa stessa equipe in un ospedale, ed è l'unica esperienza regionale ospedaliera che approccia l'obesità sotto i suoi diversi aspetti, e questo con la sanità, come sappiamo, alle nostre latitudini, che non vive momenti meravigliosi, penso che sia veramente un successo e un orgoglio per tutti noi. Grazie al professor Rubino, al professor Urso, complimenti e buon lavoro. Grazie.